Il gioco non è e non deve essere solo un momento di mero svago, ma deve far parte di un vero e proprio programma educativo e formativo. Tutti i cani giocano perché per loro in realtà il gioco è un momento molto serio. I cuccioli attraverso il gioco si relazionano e si misurano con il mondo, imparano le posizioni gerarchiche, la lotta, la caccia e tutte quelle cose che gli occorranno poi da adulti in base alle predisposizioni di razza. Quindi non esistono cani che non giocano, esistono cani cui il padrone ha spento l'interesse per il gioco e questo è un errore davvero molto grave. Ci sono quattro regole d'oro da seguire per impostare bene il gioco con il proprio cane e sono: regola numero 1, non lasciare mai al cane dei giochi a disposizione, perché il cane fondamentalmente da solo non gioca, diventa solo un distruggere oggetti a caso senza alcun senso. Quindi i giochi vanno sempre ritirati e tirati fuori solo nel momento in cui decidiamo di giocare con il cane. Regola numero 2. È sempre il padrone che decide quando si comincia e quando si finisce di giocare. Regola numero 3. Il gioco va gestito in base al cane, in base alle sue predisposizioni e in base alle sue caratteristiche. Regola numero 4. Il cane non deve mai stufarsi del gioco. Quindi bisogna sempre interrompere il gioco nel momento di massima eccitazione del cane, perché il cane sarà l'ultimo momento quello di cui avrà ricordo. Quindi se noi interrompiamo il gioco sul momento di massima eccitazione, quando tireremo di nuovo fuori quel gioco il cane sarà super eccitato e super preso bene all'idea di giocare di nuovo. Se invece noi interrompiamo il gioco nel momento in cui il cane si è stufato, quando riproporremo quel gioco, il cane avrà perso di motivazione. Partiamo dal gioco quello più dibattuto e discusso in assoluto, cioè la lotta corpo a corpo. Allora, questo è sicuramente un gioco a doppio taglio, nel senso che se si consente al cane di aggredirci, di morderci in maniera anarchica, è ovviamente un gioco da evitare e che non va bene. Se invece il gioco viene pilotato e gestito, è un gioco molto utile, soprattutto per due motivi. Il primo, attraverso il gioco fisico, noi possiamo dare ad intendere al nostro cane, al nostro cucciolo, la nostra posizione sociale di leader. Quindi dobbiamo vincerlo il gioco, questo non vuol dire sottomettere il cane, schienare il cane, fare male al cane, no? E da un altro punto di vista, attraverso questo gioco riusciamo ad inibire il morso del cane, cioè possiamo insegnargli a morderci moderatamente o a non stringere e soprattutto possiamo insegnargli quali sono le parti del nostro corpo che assolutamente non devono essere morse, come ad esempio il viso. Il gioco predatorio è un gioco molto apprezzato dai cani in generale, soprattutto dai nostri Jack Russell. Per gioco predatorio intendo prendere uno straccetto, una corda di stracci, legarle a un legno, a un bastone e utilizzarlo insomma per far rincorrere questo feticcio al nostro cucciolo. Questo gli sviluppa i riflessi e tutti quegli istinti che ha già per indole di caccia ed è molto soddisfacente per il cucciolo.
quante carezze per ore ed ore, non ti faccio a cambio neanche per un grande amore. La pallina, la benedizione e l'incubo di tempi proprietari. Per la pallina, così come per qualunque altro gioco, bisogna fare molta attenzione che non diventi una fissazione per il cane. Per far sì che un gioco non diventi una fissazione, bisogna cambiare spesso lo strumento e il tipo di gioco. Attraverso il gioco della pallina possiamo insegnare al cane tantissime cose, come ad esempio la calma, l'autocontrollo, oppure anche i primi comandi base. I giochi di presa di solito sono utilizzati dai cinofili che intendono intraprendere con il proprio cane un percorso in utilità e difesa o in mongering o in quegli sport che lo prevedono. In realtà anche cani che non praticano e non praticheranno mai queste discipline provano molta soddisfazione nei giochi di presa. Anche questi devono essere guidati, condotti e gestiti ovviamente dal proprietario, e il cane deve imparare a discriminare l'oggetto, il feticcio, il manicotto su cui può andare in presa dalle nostre maglie, i nostri pantaloni o qualunque altro oggetto che non vogliamo che morda. Seduta. L'attività in acqua non è moltissimo praticata, in realtà è un'attività molto utile per i cani, e anche i giochi in acqua sono giochi che fanno molto bene al nostro cane. Oltretutto, attraverso i giochi in acqua possiamo naturalmente insegnare al nostro cane il riporto, perché dal momento in cui noi lanciamo una pallina o un legnetto in acqua, il cane ovviamente si precipiterà per andarlo a recuperare e poi naturalmente nuoterà verso la riva, e quindi possiamo utilizzare questo atteggiamento naturale che il cane farebbe comunque per insegnare un buon riporto. Per ultimi, ma non certo per importanza, ci sono tutti quei giochi di attivazione mentale. L'attività cognitiva, in cui il cane deve utilizzare il cervello e viene messo davanti a dei problemi che deve risolvere, sono attività molto utili per lo sviluppo psicofisico del cane, e anche questi giochi sono molto importanti. Ovviamente il gioco di attivazione mentale non deve essere confuso con quelli che sono i mastichini, i Kong, eccetera, che hanno tutt'altra funzione, ma devono essere dei giochi praticati sempre sotto la supervisione del proprietario. Non stufatevi di giocare con i vostri cani, perché è un momento davvero bello in cui si crea un legame e si impara a conoscersi. Attraverso il gioco noi possiamo capire il nostro cane può capire noi, possiamo insegnarvi davvero tantissime cose, e sono momenti di legame fortissimo. Non lasciate che i vostri cani giochino da soli, perché è davvero un peccato perdersi questi momenti. Thank you.